Benvenuti alla terza lezione del corso gratuito di analisi tecnica sponsorizzato e promosso da iBroker. Parleremo questa sera del MACD. Vi ricordo che tutte le lezioni sono ad accesso gratuito e le potete riguardare sul canale YouTube di iBroker. Come dicevo, parleremo questa sera del MACD. Che cos'è il MACD? Il MACD è un importante indicatore dell'analisi tecnica che sta per Moving Average Convergence Divergence, MACD, questa è l'abbreviazione, convergenza e divergenza di medi mobili ed è uno degli oscillatori più utilizzati. Fu sviluppato da Gerald Appel e basa la sua costruzione su delle medie mobili esponenziali. Per costruire il MACD sono appunto necessarie tre medie mobili di tipo esponenziale. Moltissimi libri e pubblicazioni utilizzano come standard gli stessi identici parametri che adesso analizzeremo. La prima media mobile è quella più veloce. Abbiamo visto la puntata scorsa che era dedicata proprio alle medie mobili. Abbiamo spiegato cos'è una media veloce, cos'è una media lenta. La media più veloce del MACD viene calcolata solitamente a 12 periodi, quella più lenta invece è di default, quindi standard di solito, a 26 periodi. Queste due medie mobili vengono sottratte tra di loro per calcolare la differenza che graficamente sarà rappresentata da un'unica linea. Per generare segnali è stata poi introdotta una terza linea, ovvero una media mobile esponenziale, che è solitamente a 9 periodi della precedente differenza. Ecco qua, come dicevamo, la differenza di medie mobili è detta signal line, quindi ricordatevi questo nome, signal line. I due elementi che vengono utilizzati quindi per generare dei segnali di acquisto e di vendita dall'analisi tecnica basati sul MACD sono essenzialmente quindi il MACD stesso come differenza di medie mobili e la sua signal line, quindi la sua media mobile esponenziale a 9 periodi. Trovate il MACD rappresentato proprio in questo modo, con i suoi valori di input tra parentesi, che sono 3, 12, 26, 9. Questo è diventato un po' lo standard di riferimento per tutti gli analisti, però, come succede per le medie mobili, non è sempre facile avere un valore universale che si adatti a tutti i mercati e a tutti i time frame. Questo è il valore più utilizzato, però vi capiterà nella vostra esperienza di trading di testare e assaggiare anche valori diversi, come ad esempio sul mercato azionario, su grafici giornalieri, funziona spesso meglio del settaggio originale 10-25-10. Fornisce spesso appunto risultati migliori e più omogenei tra tutti i titoli, mentre il settaggio standard 12, 26, 9 funziona meglio in intraday. Poi, quando faremo nel corso dei nostri eventi, del nostro corso che durerà ben 40 puntate, alcune puntate di approfondimento legate in particolar modo al backtesting con i trading system, vedremo come testare nel dettaglio e capire quali parametri utilizzare su time frame diversi e come anche ottimizzare questi parametri. Andiamo a vedere adesso spiegato che cos'è il MACD, che quindi è abbastanza semplice nella sua impostazione. Andiamo a vedere come si utilizza il MACD. Essenzialmente mostriamo quattro tipi di impiego del MACD. Il primo modo di utilizzo è come segnale di acquisto trend follower. Quindi in logiche abbiamo visto che cosa significa trend follower, cioè cercare di inseguire il trend primario che si instaura sul mercato, quindi il trend dominante.
Quando il MACD supera la sua signal line, abbiamo un segnale di possibile inizio di un trend rialzista. Adesso andremo subito a vedere gli esempi pratici di tutto questo attraverso dei grafici. Quindi memorizziamo questo concetto: quando il MACD supera la sua signal line, quindi la sua media mobile esponenziale, abbiamo un segnale di possibile inizio di un trend rialzista. Andiamo quindi a vedere il primo grafico. Eccolo qua. Il primo grafico che andiamo ad analizzare è del titolo ENI. Analizzeremo sempre, per semplicità, dai grafici giornalieri, che sono grafici dai quali è consigliabile partire, soprattutto quando si è poco esperti. Non abbiate l'ambizione di andare ad utilizzare grafici a 5 minuti, a 10 minuti, addirittura qualcuno ad 1 minuto, se ancora non siete esperti di trading e di analisi tecnica, perché è un po' come voler imparare a correre, andare in bicicletta senza le rotelline, senza prima aver imparato a stare in equilibrio almeno con le rotelle. Ecco, qui nel trading è importante iniziare a farsi le ossa, le proprie esperienze, dove è un po' più semplice. Il trading non è mai semplice, ma certamente l'intraday è riservato soprattutto a professionisti e persone che hanno già acquisito una certa dose di esperienza. Quindi, per questa ragione, guarderemo soprattutto i grafici daily. Poi, andando avanti con le puntate, aumentando il livello di complessità, inizieremo ad analizzare talvolta anche grafici intraday. Qui vediamo in questo grafico la rappresentazione del MACD. Quindi nella parte superiore del grafico abbiamo le candele, e già abbiamo visto che cos'è un grafico a candele. Del titolo ENI, ciascuna candela rappresenta l'andamento dei prezzi di una seduta di contrattazione, quindi massimi, minimi, aperture, chiusure, lo ricordiamo. Poi, nella parte bassa del grafico, ecco qua, vediamo già una differenza rispetto agli indicatori che abbiamo visto nella prima puntata dedicata agli indicatori, che erano le medie mobili che vengono plottate sulla parte alta del grafico dei prezzi, quindi dove vengono plottati i prezzi, le candele contemporaneamente vediamo associate anche delle medie mobili. Il MACD invece no, viene plottato in una parte a sé stante del grafico, quindi sotto al grafico dei prezzi. E come è rappresentato? È rappresentato essenzialmente dall'istogramma che mi rappresenta la differenza tra le due medie mobili. Il MACD è vero e proprio, è questo che vediamo in blu, e la sua signal line è questa in arancione. Quindi la differenza delle medie mobili, ripeto, rappresentata dall'istogramma. E il segnale operativo da che cosa ci viene? Dal MACD che supera la sua signal line. Vediamo infatti come all'indicatore nella parte bassa del grafico venga associato un trading system nella parte alta, che non fa altro che replicare meccanicamente quello che faremo noi in modo manuale. Nel momento in cui il MACD supera la sua signal line, vediamo la freccetta che compare, un segnale di acquisto, quindi un buy sul titolo ENI. Poi che cosa accade? Che in questo caso parte effettivamente un bel trend rialzista dopo una discesa che ha caratterizzato il periodo precedente, quindi siamo nel corso del marzo del 2023. Il titolo è sceso, poi improvvisamente ha iniziato a risalire la china, ha invertito il trend, non più massimi e minimi decrescenti, come abbiamo visto nella prima puntata, ma massimi e minimi crescenti. Ecco, il MACD ci dà un segnale di acquisto, e poi più avanti lo si può utilizzare anche come segnale di vendita, e vedete che qui infatti il MACD scende sotto la sua signal line
e genera un segnale di chiusura della posizione rialzista, in questo caso anche di apertura di una posizione ribassista, perché il MACD come segnale di ingresso può a sua volta essere associato a segnali di uscita, cioè di vendita della posizione basata su delle logiche diverse, che possono essere trailing stop dinamici, vedremo più avanti che cosa sono, medie mobili o altri indicatori o pattern di prezzo, anche questo vedremo di che cosa si tratta. Quindi il MACD come segnale di entrata, solo come segnale di uscita, solo segnale di entrata, chiedo scusa, mentre il segnale di uscita mi viene dato da qualcos'altro. Oppure si può utilizzare il MACD come segnale di acquisto, di entrata in posizione rialzista, ma anche come ingresso, in posizione ribassista. Qui vediamo un altro esempio. Invece siamo sul titolo Unicredit. Vediamo come di nuovo il superamento del MACD linea blu rispetto alla sua signal line, vedete come cambia poi il colore dell'istogramma anche in basso, dato dalla differenza appunto delle due medie dei due indicatori. Abbiamo il MACD qua che superando la sua signal line dà un segnale di acquisto. Effettivamente parte un bel trend per il titolo Unicredit, che si va ad esaurire in questo punto. In questo punto il MACD scende sotto la sua signal line, scatta un segnale di vendita e poi inizia una fase laterale. Nuovamente, qui a seguito di questa fase discendente dei prezzi e anche del MACD e della signal line che vanno a scendere, nuovamente il MACD si riporta sopra la sua signal line, scatta un segnale di acquisto che viene chiuso di nuovo qui. Ecco, vedete come di base l'utilizzo del MACD sia quindi piuttosto semplice, sia da spiegare, sia anche come rappresentazione grafica e anche come utilizzo. Il secondo modo di utilizzare il MACD può essere dato come ingresso in posizione, possiamo entrare in posizione basandoci invece su medie mobili, pattern di prezzo, bande di Bollinger, canali adattivi, canali di volatilità adattivi, canali di Kettner, tutti indicatori che vedremo più avanti, e poi il segnale di uscita invece può venirci dal MACD. Quando il MACD scende sotto la sua signal line, abbiamo un segnale di possibile fine di un trend rialzista e di probabile inizio di un trend ribassista. Per chi mi segue da un po' di tempo, porto un esempio, un libro che ho scritto nel 2005. Ho pubblicato in quel libro un trading system che si chiamava Channel Move e l'ingresso in posizione, avevo utilizzato, svelato il codice sorgente per l'azionario Italia sul time frame daily. L'ingresso in posizione era dato da un canale di volatilità e venivano gestite solo le uscite col MACD, quindi la discesa del MACD sotto la sua signal line dava il segnale di vendita. Trading System che poi, se non ricordo male, ho anche ripreso e ripubblicato poi in un libro del 2016. Veniamo a un altro esempio grafico. Qua siamo sul titolo Amplifon, sempre time frame giornaliero. Non c'è rosa senza spine. Vediamo che cosa accade qui. Qui il MACD, sempre esempi di utilizzo, quindi sia come indicatore di ingresso in posizione long e in modalità stop and reverse, che significa che quando ho il segnale di vendita chiudo la posizione rialzista ma apro contemporaneamente una posizione ribassista. La freccetta blu è sempre un acquisto, apertura di una posizione rialzista, che in gergo si dice anche posizione lunga. La freccetta rossa invece corrisponde alla chiusura di una posizione rialzista e apertura di una posizione ribassista. Bene, perché dicevo che non c'è rosa senza spine? Perché qui vediamo che mentre nelle fasi di volatilità abbastanza spiccata e con una tendenza al rialzo o al ribasso abbastanza ben definita, il MACD
ci dà degli ingressi in posizione, sia long che short, molto validi. Può capitare invece che nelle lunghe fasi laterali il MACD dia ripetuti falsi segnali e quindi ne vediamo diversi applicati al titolo Amplifon. Sia le freccette, sia il continuo superamento, il continuo incrocio del MACD sulla sua signal line ci rende l'idea di questi falsi segnali. Vediamo qui come la linea blu, il MACD, superi la signal line arancio, abbiamo un segnale di acquisto che si traduce in un guadagno, ma a seguito di questa operazione rialzista, chiusa in guadagno, partono una serie di falsi segnali. Di nuovo il MACD, va ad incrociarsi con la sua signal line diverse volte, lo vedete qua, almeno 3 volte, cui corrispondono 1, 2, 3 eseguiti. Qui chiude una posizione long e guadagna. Vedete da qui dove sono posizionato col mouse fino a qui dove c'è scritto MACD SE meno 192, ossia chiusura di una posizione rialzista. Il meno 192 ci indica il numero di pezzi con il quale il modello, il trading system che utilizza il MACD, invece è andato short, ha chiuso il long ed è andato short, ma il mercato non scende, anzi sale per poco, ma sale, rimanendo in un trading range, cioè in una fase laterale, sale, si porta verso la parte alta del cosiddetto trading range, della fase laterale. Quindi qui il MACD supera di nuovo la sua signal line, chiude uno short in perdita, apre una posizione lunga, ma non parte un trend rialzista. Il mercato, in questo caso Amplifon, scende. Di nuovo il MACD scende sotto, incrocia al ribasso la sua signal line, viene chiusa la posizione rialzista, viene aperta una posizione ribassista, in perdita. Quindi qui primo trade in perdita, secondo trade in perdita, la posizione short viene tramutata in una posizione long qui perché di nuovo il MACD supera al rialzo la signal line, di nuovo terza perdita consecutiva, qui quarta perdita consecutiva, di nuovo qui quinta perdita consecutiva e sesta perdita consecutiva. Vedete questi continui incroci del MACD sulla sua signal line in una fase laterale non fanno altro che alimentare falsi segnali che poi sono difficili da gestire dal punto di vista emotivo. Quindi questo però è un tipico comportamento di un indicatore trend follower che nelle fasi laterali che purtroppo possono capitare va incontro sovente a lunghe strisce perdenti. Come si fa a capire se il MACD va applicato o no? Attraverso le funzioni di backtesting che sarebbero sempre consigliabili anche a chi non fa trading automatico perché consentono di poter capire se un titolo reagisce bene a un determinato indicatore, se è un titolo che può essere tradato con una determinata logica oppure se la statistica non è confortante e quel titolo va seguito, magari affrontato con delle logiche diverse. In linea di massima, però, questo è quello che accade con gli indicatori trend follower, per cui i professionisti tendono a non usare quasi mai indicatori con questa logica di stop and reverse, cioè di aprire posizioni lunghe e poi andare nella direzione opposta, chiudere l'operazione a rialzo e aprirne contemporaneamente una ribassista, se non in casi eccezionali, perché il più delle volte, appunto, se parte una fase laterale che può durare a volte anche diverse settimane, o per non dire mesi, si vanno incontro a un numero di falsi segnali che non è inusuale che possa superare anche le 10, 11, 12 perdite consecutive. È vero che gli indicatori trend follower tagliano le perdite e lasciano correre i profitti, però se le perdite unite alle commissioni sono molto più frequenti rispetto alle fasi trending, come questa che stiamo vedendo che parte poi successivamente sul titolo Amplifon,
la statistica non ci darà ragione. Quindi è sempre in ogni caso il backtesting che ci dà un'indicazione dell'efficacia o meno di una strategia di trading. C'è un terzo utilizzo dell'MACD che è come filtro operativo, ecco, proprio per cercare di evitare questo numero di falsi segnali abbastanza alto che caratterizza le strategie trend follower. Spesso si utilizzano dei filtri operativi, cioè si abbinano più indicatori di analisi tecnica assieme in modo che l'uno confermi l'altro. Quindi il MACD, anziché essere il cosiddetto motore della strategia, può fungere da filtro operativo per altri indicatori, come ad esempio le medie mobili o il momentum, in modo che confermino appunto il segnale o al rialzo o al ribasso. Qui vediamo un esempio pratico applicato al titolo ENI, dove il segnale long che viene generato dal MACD è confermato, a sua volta confermato, dall'inversione di questa media mobile a 9 periodi. Quindi media mobile che inverte, confermato il segnale di inversione della media mobile, che inizia a salire dopo una fase discendente, a sua volta dal MACD. Vediamo come anche qui la media mobile stesse per partire al rialzo, ma MACD e media mobile non si confermano l'uno con l'altro. Quindi abbiamo una media mobile che prova a ripartire, il MACD che rimane orientato al ribasso, vedete col MACD in blu sotto la sua signal line, quindi qua non avremmo avuto un segnale di vendita. Saremmo rimasti con un segnale short, saremmo rimasti al ribasso. Qui invece avviene il segnale di inversione perché viene confermato appunto da due indicatori diversi, una media mobile che inverte la sua pendenza, la sua inclinazione e contemporaneamente il MACD che si porta sopra la sua signal line. Ecco, questo di utilizzare un indicatore di analisi tecnica come filtro operativo è un concetto importante perché solitamente quello che viene fatto sia nelle strategie discrezionali, ma anche nei e soprattutto nei trading system dai professionisti. Quindi cercare di, appunto, si dice in gergo, filtrare i falsi segnali. Poi non si riuscirà mai a eliminare totalmente i falsi segnali, ma quello che importa è riuscire, è sufficiente riuscire a ridurli nelle fasi laterali in modo da rendere più sopportabile psicologicamente, oltre che monetariamente, una fase laterale che appunto, come detto, può durare qualche settimana o talvolta addirittura mese. Qui vediamo poi invece il segnale di uscita che viene confermato sia dall'inversione della media mobile sia dall'MACD che scende sotto la sua signal line. Quindi il segnale diventa più preciso e diminuisce il numero di falsi segnali andando appunto ad abbinare assieme più indicatori l'uno con l'altro. Poi ci avviciniamo già alla fase di chiusura della nostra analisi del MACD, perché come detto si tratta di un indicatore piuttosto semplice sia da illustrare sia da spiegare. Vedremo invece nelle puntate successive indicatori molto più articolati. Non voglio utilizzare il termine complesso perché non voglio spaventarvi. Alla fine anche di indicatori un po' più complessi non vedremo nel dettaglio le formule che li generano perché alla fine non è del tutto rilevante per un trader. È più importante invece capire la logica piuttosto che la formula, la logica che ci sta dietro e come utilizzare poi quella logica. Però chiudiamo la parentesi e andiamo a vedere il quarto utilizzo del MACD che è per analizzare le divergenze. Introduciamo quindi un concetto che rivedremo altre volte nelle nostre puntate di analisi del corso di analisi tecnica. Ci capiterà di parlare spesso di divergenze. Che cos'è una divergenza? Quando l'andamento del prezzo diverge dal MACD. Ecco, si possono verificare due tipi di divergenze, rialziste o ribassiste.
si ha una divergenza rialzista quando il MACD è in salita mentre il prezzo è in discesa. Viceversa, abbiamo una divergenza ribassista quando il MACD è in discesa con il prezzo, chiedo scusa, che è in salita. Andiamo subito a vedere degli esempi pratici. Qua siamo di nuovo sul titolo UniCredit e guardiamo che cosa accade nella parte alta del grafico rispetto alla parte bassa. Il MACD qui vedete che tocca un picco in corrispondenza di questo massimo. Il MACD è dato da delle medie mobili, quindi ci aspettiamo che quando un mercato sale, anche il MACD salga. Ed è quello che accade. Il mercato sale, il MACD tende ad avere un andamento crescente. Il mercato si appiattisce, vediamo sopra i prezzi. Il MACD tende ad appiattirsi pure, inverte la sua tendenza, si forma un massimo nel MACD. Poi i prezzi scendono, risalgono, ecco qui, formano un nuovo massimo superiore al massimo precedente. Quindi abbiamo un nuovo massimo nei prezzi. Quindi vedete, andando a tracciare questa linea, che evidenzia che questo massimo è più alto di questo. Ma sul MACD che cosa accade? Accade che dopo aver invertito, il MACD passa sopra la sua signal line. I prezzi in corrispondenza, chiedo scusa, l'indicatore, il valore dell'indicatore in corrispondenza del nuovo massimo dei prezzi non raggiunge un nuovo massimo, si ferma ben prima. Quindi diverge il prezzo rispetto all'indicatore, il MACD sale, i prezzi salgono e il MACD scende. Divergenza ribassista, quindi un segnale di vendita, di chiusura di posizioni long e eventuali apertura di posizioni short, cioè posizioni ribassiste. Vediamo un esempio invece al contrario. Qui che cosa accade? Accade che ci sia un mercato ribassista, vedete, caratterizzato da massimi e minimi decrescenti, siamo sul titolo Enel. Nella parte bassa del grafico invece c'è l'MACD. Qui il MACD in corrispondenza di questo minimo dei prezzi disegna a sua volta un minimo, quindi c'è il MACD mentre i prezzi scendono, che scende pure, e così la sua signal line. Qui c'è una risalita del MACD, poi una nuova discesa. I prezzi fanno un nuovo minimo molto inferiore rispetto a quello precedente, ma il MACD invece disegna un andamento crescente rispetto a questo minimo. Questo è un minimo del MACD superiore al minimo precedente. Questo è un minimo dei prezzi inferiore al minimo precedente del MACD. Quindi divergono di nuovo il prezzo nella parte alta rispetto all'indicatore nella parte bassa. È l'indicatore che ci indica la via. La strada, divergenza rialzista del MACD rispetto al prezzo, da lì vedete che il prezzo inizia a risalire. Quindi le divergenze non sempre si formano, quando c'è una divergenza è spesso e volentieri un segnale di inversione e che consente molte volte di entrare in posizione prima rispetto all'utilizzo classico del MACD, andando a guardare la signal line rispetto il MACD stesso rispetto alla signal line, e qualche falso segnale in meno, soprattutto nelle fasi di congestione, perché vedete come qua in un trend ribassista il MACD da solo, se avessimo utilizzato l'incrocio del MACD con la sua signal line, di nuovo avremmo avuto diversi falsi segnali. Vedete qui in questa fase quante volte il MACD incrocia la signal line e abbiamo avuto anche dei segnali rialzisti che invece si sono chiusi in perdita perché il trend rimane ribassista senza essersi girato al rialzo. Come detto, è importante
importante, qua introduciamo il concetto di backtesting, andare a utilizzare software che consentano di poter verificare con immediatezza e con facilità anche chi non ha ambizioni di diventare un programmatore, come si dice adesso in gergo, un professionista, un data scientist, ma semplicemente verificare la bontà di alcuni indicatori di analisi tecnica se si sposano bene rispetto a un determinato sottostante e un determinato time frame. Ecco che ad esempio TradingView consente di poter testare, ci sono già dei trading system, degli indicatori come l'MACD in forma di trading system. Basta andare nel tester della strategia e applicare il MACD come indicatore, come trading system, per poterlo applicare, vedere queste freccette che si applicano al grafico e poi attraverso la funzione tester della strategia verificare quelle che sono il backtesting, le statistiche storiche del modello, se il modello funziona o meno. Qua è stato applicato con un capitale di 10.000 dollari sulle Stellantis quotate sul NICE, vedete l'andamento della cosiddetta curva dei profitti, che in inglese viene chiamata equity line, ma poi sono concetti che approfondiremo meglio nelle prossime puntate, soprattutto il resoconto delle operazioni che sono state effettuate. Questa è una forma sintetica, ma si può poi aprire, e vedremo nella slide successiva. Vediamo totale operazioni chiuse, 199, applicando il MACD con la logica di incrocio dell'indicatore sulla sua signal line, quindi in modalità stop and reverse, facendo sia operazioni long che short, quindi quella modalità che dicevo è un po' più soggetta a falsi segnali per le tante fasi laterali, e in questa modalità stop and reverse ci sono alcuni titoli su cui proprio statisticamente è sconsigliabile andare ad utilizzare questa logica, altri su cui funziona comunque piuttosto bene. Qui Stellantis dimostra comunque di portare a dei risultati positivi dal punto di vista della statistica, con un fattore di profitto che è il quoziente di tutti i profitti e di tutte le perdite di 1,43, la percentuale di successo 43,22%. Ecco, non mi stancherò mai di ripeterlo, lo ripeto ormai da quando ho iniziato a fare formazione sul trading, ormai 20 anni fa. Non è la percentuale di profitto l'indicatore più importante per valutare la bontà di una strategia di trading. Vedete che il MACD, come un po' tutti gli indicatori trend follower, guadagna meno del 50% delle volte, 43,22 utilizzato con questa logica di stop and reverse. Ci sono indicatori trend follower che raggiungono percentuali più alte, utilizzando la logica di filtrare i trade con il MACD, utilizzandolo come indicatore di conferma, si può innalzare questa percentuale di profitto. Può capitare di vedere delle percentuali di profitto alzarsi oltre il 50%, anche un 55% di possibilità di azzeccare il trade, ma comunque rimangono percentuali più basse di successo rispetto a quello che si ottiene con oscillatori come il percentr, l'RSI, tutte cose che vedremo più avanti. Quando si utilizza un indicatore in modalità trend follower è normale stare attorno a un 50% di percentuale di profitto, perché tagliano le perdite e lasciano correre i profitti quando si instaurano il più a lungo possibile. Tutto sommato, vedete che con una percentuale di profitto bassa, in questo caso, vengono generati dei profitti, anche profitti abbastanza storicamente, abbastanza importanti, in questo caso sul titolo Stellantis. Qui vediamo ingrandito la stessa slide, perché il backtesting della piattaforma TradingView può essere appunto ingrandito.
e anche a tutta pagina in cui andare a vedere con un maggior grado di dettaglio le performance che sono state generate. Poi, quando avremo esaurito dal punto di vista delle basi dell'analisi tecnica, la trattazione di tutti gli indicatori principali, entreremo poi nel dettaglio andando a vedere come si costruisce una strategia di trading, semplice strategia di trading, nel dettaglio come si testano e come si capisce se una logica è da applicare al di là del mero guadagno, se una logica può essere applicata a un sottostante, un time frame, oppure se è consigliabile evitarla. Io non vedo domande nella chat, quindi direi e spero, mi auguro che sia tutto chiaro, tutto quello che abbiamo trattato. D'altronde, come avevo detto, già rispetto alle medie mobili, il MACD è più semplice da spiegare e anche da capire, e anche abbastanza semplice da applicare. Vi ricordo che potete comunque scrivermi a info@enricomalverti.com se vi dovessero venire domande successivamente. Vi ricordo anche che potete rivedere le lezioni gratuitamente sul canale dei broker. Vi aspetto anche nella mia chat Telegram, dove vengono fatte spesso durante il corso della settimana anche delle dirette di approfondimento sul trading. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, scusate, per la nuova diretta e, come detto, potete riguardare tutte le volte che volete anche le registrazioni sul, canale YouTube di iBroker, che ringrazio e approfitto anche per, darvi appuntamento a DT Forum il 15 di giugno, perché saremo lì proprio con iBroker per trattare di trading system, di trading automatico. Quindi una bella occasione per tornare a rivederci in presenza dal vivo 15 giugno a Rimini IT Forum. Buona serata a tutti e appuntamento con la didattica di iBroker alla prossima settimana.